Martin primo inseguitore, ma c'è Robert Gesink ancora solitario al comando di questa tappa, 1,6 km. Daniel Martin in questo momento solitario, il nipote di Stephen Roche, e subito dietro un gruppo che si sta assottigliando ulteriormente. È partito Fabio Aru, l'ho visto, è partito Fabio Aru, vai telecamera, vai a vedere, è partito Fabio Aru, è partito Fabio Aru, è partito, è partito, aio aio aio, eccolo qua, ecco l'attacco di Fabio Aru seguito da Alberto Contador. Aru non solo era lì ma ha provato ad accelerare, esplode la Vuelta su uno dei suoi arrivi più belli, e vedete anche Purito Rodriguez qui con Rigoberto Urán, ma Fabio Aru, se è partito, vuol dire che sta benissimo. Fabio Aru, gli hanno consigliato di attaccare il meno possibile, solo quando vedi i tuoi avversari in difficoltà muoviti. Si è mosso Fabio Aru, c'è anche lui tra gli attaccanti di oggi. Come godo quando fanno queste azioni, i corridori sono eccezionali. Fromm in difficoltà ora con Samu Sanchez, qui ora sarà difficile che si salvi Fromm, perché fra poco ci sarà un'azione ancora più decisiva, e qui è veramente impressionante. È partito anche Kelderman con Navarro, e controlla tutto Albertino Contador con Valverde che ha una gamba eccezionale. Io credo che a questo punto Valverde sia quello più indicato per questa vittoria. E vedete proprio in questo momento Vico Kelderman con Daniel Navarro, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Purito Rodriguez, Dani Moreno, Rigoberto Urán, Fabio Aru, Chris Froome, che è incredibile davvero, è ancora lì, e poi un altro paio di uomini con Samu Sanchez che è rientrato ancora, e Dani bellissimo Martin. Davvero ecco Navarro bellissimo. Ancora Navarro che conosce benissimo Alberto Contador alla sua ruota. Scusa, Gesink ripreso ovviamente, Kelderman si è riattaccato, chiedo scusa. 1,1 km e questa è la terza della corsa, c'è Daniel Navarro già aggregato di Contador in passato, ma se gli dà Alberto una botta, Contador, Valverde, Aru sono tutti se lì. Gli dà una botta Fabio Aru, mi sa che questa volta potrebbe anche andare via. È partito Fabio Aru, è partito Fabio Aru, andare addosso a Navarro, e riparte, rilancia la bicicletta Fabio Aru, attacca Fabio Aru, grande Fabio Aru all'ultimo chilometro, ale Fabio Aru, e parte il sardo di Villa Cidro, due attacchi uno dopo l'altro con rapporto lungo, non con rapporto con rapportino e la frullata. Fabio Aru parte di grande potenza all'ultimo chilometro, secondo scatto aveva guardato in faccia i suoi che si chiamano Contador, Urán, i più forti al mondo, Valverde. Parte questo ragazzo di Villa Cidro, questo sardo che ci ha entusiasmato al Giro d'Italia. Fabio Aru si sta involando letteralmente verso il traguardo. Riccardo, che Fabio Aru? È partito Fabio Aru alla grande, ora deve prendere fiato e poi fare il rilancio, gli ultimi 400 metri, e poi potrebbe anche vincere questa tappa, importantissimo per il morale. Ale Fabio! Sempre più vicino, Fabio Aru, sempre più vicino, ormai centinaia di metri, c'è un punto al 4%, ma lui è partito nel punto duro, siamo quasi al 9%, Fabio Aru sempre più vicino a una splendida impresa, 8 secondi di vantaggio per il giovane sardo del team Astana, non garantiscono nulla, garantisce quello che vediamo, un Fabio Aru che spinge ancora bello pieno sui pedali. Riccardo, sono tutti lì ma nessuno per il momento ha la forza di scattare, non ancora quantomeno. Ora in questo momento mi sembra che ci sia ci fosse Daniel Moreno che ha fatto l'ultima azione, ma Fabio Aru a questo punto siamo negli ultimi 500 metri. 450 metri per Fabio Aru, 450 metri, svoltona sarebbe sinistra. Sarebbe importantissima la vittoria per Fabio Aru, per il morale, per aver fatto un'azione alla grandissima su una salita, e di salite ce ne sono ancora tante in questa Vuelta. Ed è Froome che prova a ricucire, Froome incredibile. Oggi Froome ci ha dato una dimostrazione fantastica. Sono rimasti 5. Ma andiamo, eccolo qui, signori. Fabio Aru, ultimi metri, il corridore, 24 anni, sardo, nato di Villa Cidro, un corridore entusiasmante con la vittoria al Giro d'Italia, terzo al Giro d'Italia con una grande vittoria di tappa. Fabio Aru si sta involando per la seconda vittoria italiana alla Vuelta a Spagna, ma soprattutto ci dà dimostrazione di essere un uomo con degli attributi d'acciaio, un uomo che sfida i più forti del mondo, spagnoli in Spagna. Ed eccolo qui in terra di Navarra, terra di grandi uomini, terra di cavalieri, c'è un cavaliere, il cavaliere dei quattro mori, eccolo qui, 100 metri signori, Fabio Aru a 3:40 di corsa, lì a tutti dietro c'è Contador che prova a rientrare, ci sono ancora 80 metri per Fabio Aru, spingi Fabio anche non ti prendono, signori, più Fabietto, aio Fabio Aru, grande Fabio, guarda, vediamo, guarda. I distacchi a 5 secondi arrivano Valverde. Rodriguez, Valverde e Contador con un grande, permettimi di dire, Chris Froome, perché the resilient per eccellenza, arriva anche Urán e arrivano poi anche Sanchez. Samu Sanchez, Dani Martin e Daniel Navarro e Robert Gesink, che alla fine ha tenuto e riesce a piazzarci comunque in posizione buona. Grande Fabio Aru, Riccardo.
Raccontami questo Fabio Aro, perché è straordinario, una grande, quello che ha fatto, una personalità. Grande, una grande.